Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Io sono Dunia e sono qui oggi con delle letture che risponderanno alla domanda cosa ostacola questa relazione. Con queste letture andremo a vedere cosa blocca la vostra relazione. Oggi potete scegliere tra tre diverse letture che sono contrassegnate da tre diversi cristalli. Come sempre vi consiglio di centrarvi e radicarvi bene prima di fare la vostra scelta. Se vi va, chiudete gli occhi, fate dei respiri profondi, allontanate i pensieri. Quando siete pronti, scegliete in modo intuitivo. Per la prima lettura qui abbiamo un ametista, per la seconda abbiamo una pirite e per la terza abbiamo un acquaura. Vi lascio qualche secondo per fare la vostra scelta. Ed infine, prima di lasciarvi alla vostra lettura, aggiungo brevemente, per chi fosse interessato a fare un consulto con me, che è possibile prenotarlo attraverso il mio sito www.theartistodivination.com. E questo è tutto, noi ci vediamo prestissimo, buona lettura e buon proseguimento. Allora, eccoci qui con la prima lettura per chi ha scelto l'ametista. Qui abbiamo diverse carte che vengono da diversi mazzi. Partiamo dai tarocchi. Allora, qui abbiamo un paggio di coppe, una temperanza e un 10 di denari. E scopriamo anche queste. E qui abbiamo la sirena. Dunque, uno dei motivi principali per cui questa relazione non prosegue come voi vorreste è perché c'è tanto di non guarito. In entrambi, secondo me, del resto ci si fa un po' sempre da specchio, con una temperanza al centro in posizione d'ombra, questo è un mazzo un po' particolare di carte. Questa temperanza ci dice che c'è un qualcosa di non guarito e questo paggio di coppe mi fa pensare che ci siano delle ferite non guarite che addirittura risalgono all'infanzia. Trovo anche molto interessante che qui ci sia una carta della sirena che parla di un'attrazione magnetica, direi anche distruttiva. Del resto, il mito delle sirene appunto ci racconta che le sirene attraevano i marinai verso la loro distruzione. Qui abbiamo una carta interessante, qui si vede una donna che abbraccia un fucile e c'è come un attaccamento morboso verso un qualcosa di distruttivo, quindi c'è all'interno di questa relazione un'attrazione che io definirei fatale, come se vi sentiste attratti fatalmente l'uno dall'altra, però sospetto che questa attrazione sia stata scambiata per amore, quando in realtà è come se entrambi andaste a toccare la ferita dell'altro, delle ferite che risalgono alla primissima infanzia. 10 di denari è una carta che può parlare appunto di famiglia, visto che abbiamo un paggio di coppe, ho proprio la sensazione che si tratti della primissima infanzia, di un qualcosa di non guarito in una primissima infanzia. Sento anche un'energia molto illusoria, molto confusa, quindi è come se entrambe foste sempre molto confusi rispetto alle vostre emozioni, proprio perché è come se non riusciste a distinguere tra quello che è amore e quello che in realtà è un magnetismo, un'attrazione che è molto più vicina, potremmo dire, al dolore che non all'amore. C'è anche un'idea, secondo me, in generale distorta dell'amore, come se l'amore qui venisse considerato un po' la salvezza di tutti i problemi. E quando in realtà l'amore non è un qualcosa che viene a salvare le persone o riporta equilibrio in una situazione disfunzionale. L'amore è un qualcosa che si raggiunge o si svela nel momento in cui c'è un equilibrio.
E ho la sensazione che questo sia un qualcosa che appunto entrambe le persone coinvolte in questa relazione devono in qualche modo far loro, un messaggio che devono in qualche modo far loro comprendere. Comunque, in generale, l'ostacolo principale con questa temperanza al centro sta proprio nel fatto che c'è un qualcosa, un bagaglio potremmo dire emotivo che risale all'infanzia che non è stato guarito e che in qualche modo deve essere affrontato, perché altrimenti c'è il rischio che in questa relazione o in altre semplicemente si vada a compensare un senso di vuoto, un dolore in qualche modo mai realmente risolto. Spero che questo messaggio vi possa essere d'aiuto. Noi ci vediamo prestissimo con altre letture. Buon proseguimento. Eccoci qui con la seconda lettura per chi ha scelto la Pirite. Dunque, qui abbiamo tre carte che vengono da un mazzo di tarocchi molto dark, che ci mostreranno un po' la radice del problema. E qui abbiamo altre carte. Allora, qui abbiamo una torre, un 6 di bastoni e un 9 di bastoni. E qui abbiamo altre carte che leggeremo in modo assolutamente intuitivo e poi abbiamo il sé. Questo è un archetipo. Trovo interessante che qui sia uscito l'archetipo del sé e qui siano usciti la torre e il 6 di bastoni, che sono delle carte che in un certo senso parlano dell'ego. C'è una percezione del sé che è un po' distorta. Adesso dovrete anche un po' interpretare il messaggio in base alla vostra situazione. Ho la sensazione che una delle due persone all'interno di questa relazione si senta eccessivamente importante, abbia un ego molto forte e questo è dovuto al fatto in realtà che questa persona non ha una grande autostima ed è sempre sulla difensiva. Quindi è come se avesse nella vita adottato una strategia quasi, mi verrebbe da dire, arrogante, piena di sé, che in realtà va a celare una mancanza totale di autostima. Questa è una carta che parla di un disintossicarsi, è come se ci fosse il bisogno per questa persona, e poi chiaramente dovrete capire se con grande onestà se siete voi o l'altra persona, è fondamentale per questa persona disintossicarsi da determinati pensieri o credi. Sì, c'è un pizzico di narcisismo qui nell'aria, non sento niente di terribile, ma è come se una delle due persone all'interno della relazione facesse fatica ad uscire da una presa di posizione così rigida e solida rispetto al proprio sé. Di conseguenza, avendo questa persona una visione distorta di se stessa, non riesce in alcun modo a vedere l'altro. E sospetto che questo possa innescare delle dinamiche tossiche. Per molti di voi si tratterà onestamente dell'altra persona. Io continuo ad avere la sensazione che si tratti di un'altra persona, che non si tratti delle persone con cui io sto parlando, però chiaramente qui si tratterà anche di farsi un esame di coscienza. In generale, sento che sarebbe molto difficile avere una relazione sana ed equilibrata con una persona di questo tipo, o perlomeno fino a quando questa persona deciderà di mettersi in discussione. Qui è richiesto un grande lavoro di introspezione e un grande lavoro di guarigione rispetto proprio a questa ferita del sé. Spero che questo messaggio vi possa essere utile. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e noi ci vediamo prestissimo.
Ed eccoci qui con la terza lettura per chi ha scelto l'acquaura. Allora, qui abbiamo tre carte che vengono da un mazzo di tarocchi e ci mostreranno la radice del problema, e qui abbiamo altre carte che vengono da diversi oracoli. Allora, qui abbiamo un 4 di coppe, un 7 di bastoni e un 9 di coppe. Qui abbiamo delle carte un po' particolari che leggerò in modo intuitivo. E qui abbiamo l'archetipo della maschera. Dunque, io ho la sensazione che il problema principale qui riguardi entrambe le persone. Sento con questo 4 di coppe un profondo senso di noia. E questa è una carta molto particolare perché si vede una ragazza che dorme in una bara. C'è un profondo senso di noia e una mancanza di desiderio, visto che abbiamo anche il 9 di coppe in posizione d'ombra. È come se le persone coinvolte in questa relazione fossero un po' annoiate dalla vita o dalle cose, come se non avessero trovato quello che le accende interiormente, per cui la mia sensazione è che questa relazione è soltanto una maschera, è soltanto un qualcosa che va a coprire un profondo senso di noia. Sto con te non perché mi interessi realmente, sto con te perché sono annoiato o perché sono annoiata profondamente. Infatti questa carta parla di fraintendimenti, c'è proprio un fraintendimento alla base. Non si sta insieme perché si vuole realmente stare, si sta insieme perché non c'è un qualcosa di meglio da fare. E lo so che queste sono parole dure, però la sensazione è che se le persone coinvolte in questa relazione trovassero realmente un qualcosa che amano fare, o che li fa sentire gratificati, non starebbero insieme. Questa carta ci dice che qualcuno sta evitando il problema. Ora, chiaramente io posso dare un consiglio alle persone che mi stanno seguendo, non all'altra persona, a meno che non stiate ascoltando insieme, abbiate entrambi scelto questa lettura. Però la soluzione un po' a questa relazione, ma in generale, sarebbe quella di capire che cosa vi piace realmente, che cosa desiderate realmente. In generale nella vita, che cosa vi piace realmente fare? Che cosa ne volete fare della vostra vita? Che cosa desiderate realmente? Che tipo di relazione desiderate? Perché ho la sensazione che questa relazione poi sia stata scelta per noia, non per reale desiderio. E qui l'archetipo della maschera ci dice che un qualcosa viene coperto, è come se non vi voleste guardare allo specchio realmente, come se non voleste neanche scoprire quali sono i vostri reali desideri. Sì, direi che questo è il messaggio per voi. È importante per voi confrontarvi con questo vostro senso di noia ed è importante capire cosa realmente volete nella vita, senza nascondervi più. Messaggio duro, me ne rendo conto, ma spero vi possa essere utile. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e noi ci vediamo prestissimo.